Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nostro video, siamo qui, tornati su FIFA 17 e dopo tantissimo tempo siamo tornati a fare un video. Allora ragazzi, sono qui perché sono riuscito a farmarmi un pacchetto della squadra della settimana garantito non scambiabile. E allora, la squadra della settimana è questa qua, ve la faccio vedere. Interessanti ce ne sono due o tre che sono tipo Kane, che è veramente forte, cioè 90 di tiro, devastante. Gray, che è velocissimo e anche 84 di tiro, non male. Willian, non so che dire, 88 di dribbling, 80 tiro, o 90 velocità, 85 passaggio. Completo. C'è anche Fabregas, che è un ottimo giocatore, peccato per la velocità, però comunque 91 passaggio, uno dei più forti. E poi c'è Dele Alli, con 77 velocità, 82 tiro, 83 dribbling, 77 passaggio. Anche questo qui è un ottimo giocatore che mi piacerebbe tanto avere. Vabbè, c'è Schmeichel, però non mi interessa più di tanto. Io spero di trovare almeno uno di questi. Questi quattro qua. Se riusciamo. E poi voglio farvi vedere anche la mia rosa prima di spacchettare. Ecco la mia squadra, tutta comprata. Ed è composta da Gigi Donnarumma, che c'è da tantissimo tempo. Florenzi, che l'ho comprato 2 partite fa, cioè adesso con mi sono tenuto un po' di crediti e sono riuscito a prendermelo. Bonucci, Barzagli, Movember, che sono veramente una coppia spettacolare. Alexandro, vabbè, c'è da tempo. Hamsik, Bonaventura If, che l'ho preso 2 settimane fa. Brozovic If, ancora molto tempo fa, poco dopo che è uscito. Quadrado, uno degli ultimi arrivati, più o meno. Ci ho 90 partite, ci ho fatto 2 weekend league. Poi Icardi, ci ho fatto 2 weekend league, no, una weekend league, ed è veramente forte. Guardate qua, 85 partite, 81 gol, 16 assist, veramente devastante. E questo qui l'ho trovato nel pacchetto che andiamo ad aprire adesso, tipo squadra settimana garantito. Vabbè, Insigne ce l'ho da tantissimo tempo, ho fatto anche lui la sfida. Ragazzi, quest'anno non è difficile farsi crediti, basta giocare un po', giocare tanto, vincere, anche avere fortuna con lo script sia con te, e fare le weekend league. Io per esempio arrivo quasi sempre oro 2, oro 1, oro 3, quindi sono già qualificato, prendo già 30.000 o 45.000 crediti, e vedi che un giocatore to tipo Barzagli lo prendi già sicuro. Poi te ne metti un po' da parte, fai, che so, la divisione, vedete io non sono più andato avanti comunque con la divisione, o ti fai il draft, qualcosa così, ti raccumuli i crediti, e alla fine la squadra piano piano te la fai sempre forte. Su questo FIFA farsi la squadra non è per niente difficile. Detto questo, andiamo a aprirci questo pacchetto e speriamo in una sculata enorme. Andiamo. Niente walkout, qui non è Fabregas. Terzino sinistro. Baines, buono, minchia raga. Non l'avevo visto Baines, 85. Non male. Abbiamo trovato un if 85. Baines, cazzo raga. Adesso con i premi che mi arrivano, oro 2 che ho fatto, 45.000 crediti, mi voglio fare una bella inglese. Ecco perché l'ho voluta aprire, in pratica sono tutti dell'Inghilterra. Baines, ragazzi, non è per niente male. E anche di titolari, quindi molto molto buono. Un 85, 77 velocità. Non male, non me ne ero proprio reso conto di lui. Anche, beh, minchia, c'era Milner, non l'ho proprio visto, raga. Io guardo sempre all'attacco e al centrocampo, che io vedrò i più alti sono questi. Vabbè, ragazzi, io spero che vi sia piaciuto il video, abbiamo trovato un buon if alla fine tra i migliori. Commentate, condividete, lasciate un bel mi piace. Scusate se il video è corto, però alla fine c'era solo questo pacchetto. Spero di accumulare un po' di crediti e poi magari quando arrivano tutti i toti, tutta la squadra fatta dei toti, faccio un bello spacchettamento, magari compro i FIFA Points. Vediamo, decidiamo insieme. Come detto prima, commentate, condividete, iscrivetevi se non avete ancora fatto. Ci vediamo al prossimo video. Belle ragazzi.